rischio è stato una passione, una grande passione, un bisogno di spazio intorno a me, un bisogno di libertà, un bisogno di dialogare con me stesso, oltre che con l'ambiente in cui mi muovevo. È un grandissimo, grandissimo vero amico che è difficile in questi momenti trovarli. E poi era una roccia per la sua volontà, per la sua determinazione, per questo suo modo di vivere veramente leale nei confronti di tutti. Quando mi confronto con la natura, per quanto dura, selvaggia, pericolosa sia, è sempre sincera, dura ma sincera. L'uomo è spesso subdolo. Io ero una sua grande ammiratrice. Lui era l'ideale di uomo per me e faceva la vita ideale per me. E quando lui mi ha scritto una lettera e mi ha detto facciamo questa vita insieme se vogliamo, è stata la cosa che più mi ha riempito di pace, di gioia e di possibilità di vedere un futuro come piaceva a me.